Grazie Presidente. Ministro, noi nella nostra interrogazione abbiamo citato il caso di un quartiere di Milano, ma dopo la stesura della nostra interrogazione si sono susseguiti numerosi casi, principalmente a Milano, ma anche a Bologna, potrei citarne tantissimi. In questo stranissimo paese succede che gli alloggi popolari, per cui quegli alloggi pubblici assegnati ai bisognosi, alle famiglie bisognose, ai disabili, agli anziani, vengano occupati nel momento in cui queste persone escono da rom, zingari o clandestini che si barricano in casa e non fanno più entrare coloro i quali invece erano i veri assegnatari di questi immobili. A tutto questo noi ci aggiungiamo perché per fare uno sgombero la normativa italiana ha bisogno di assistenti sociali, veterinario se ci sono animali, polizia, ispettore e ambulanza nel caso. Noi siamo a chiedervi come volete intervenire rispetto a questa situazione che per noi è non solo emergenziale, ma alquanto imbarazzante. Grazie. La ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Grazie Presidente. Ovviamente risponderò al quesito sulla base degli elementi informativi resi anche dal Ministero dell'Interno per quanto di competenza. Il fenomeno dell'occupazione nel Comune di Milano, occupazione abusiva di abitazioni che sono parte del patrimonio gestito da Aler con il Comune di Milano, riguarda più o meno 4.000 alloggi sui 90.000, oltre 90.000 complessivi. Sappiamo che già da tempo è stato istituito presso la Prefettura di Milano un tavolo interistituzionale per cercare di contrastare il fenomeno, di cui fanno parte anche la Questura e il Comando dei Carabinieri. Ovviamente è stato, diciamo, a settembre intensificato il lavoro di coordinamento per cercare di superare ovviamente queste difficoltà che si sono riscontrate soprattutto nell'ultimo periodo a fronte anche di situazioni particolarmente delicate in cui in sede di esecuzione dello sgombero venivano riscontrate casi di particolari fragilità dovute o a donne in stato di gravidanza avanzata, persone con invalidità permanenti o molto anziane. Per cercare di far fronte al problema è stato istituito un nuovo coordinamento di cui fanno parte le forze di polizia anche locale, il Comune di Milano, l'Aler e la Regione Lombardia, al fine di diciamo, individuare delle modalità più efficaci e non a caso anche domani ci sarà un nuovo incontro per cercare di individuare una procedura standard. Il Comune di Milano si è impegnato a trovare degli alloggi anche temporanei da rendere disponibili in caso di sgombero di occupazioni abusive dove sono presenti particolari fragilità e aumentare anche il numero della polizia locale destinata a questa attività, così come quella degli assistenti sociali. La stessa Aler si è impegnata ad impegnare più ispettori in questa attività di vigilanza e di contrasto alle occupazioni abusive e soprattutto di prevedere dei sistemi di allarme, di maggiore vigilanza nelle abitazioni più sensibili. Ovviamente dovrà essere rafforzato anche il coordinamento tra le forze di polizia, soprattutto in flagranza di reati. Per quanto riguarda le forze armate, come è noto, nella provincia di Milano sono oggi impiegati circa 468 militari che sono nella disponibilità del prefetto di Milano e ad oggi sono impiegati soprattutto per vigilanza nei centri per l'immigrazione, attività di pattugliamento e perlustramento e vigilanza per i siti sensibili. La normativa vigente consente l'utilizzo dei militari, l'impiego dei militari per operazioni di controllo sul territorio, per la sicurezza dei cittadini, ma non per attività legate all'eventuale censimento di occupazioni abusive, come richiesto nella interrogazione. Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare il deputato Guidesi per 2 minuti, onorevole. Prego. Grazie. Vede Ministro, io le chiedo anche di riferire al collega, affinché nel caso in cui sia ancora Ministro questa sera, al collega Ministro dell'Interno, perché noi non possiamo accettare che in questo Paese ci siano persone disagiate alle quali è stato affidato giustamente un appartamento ed un alloggio pubblico e popolare, che siano buttate fuori dalla propria casa perché rom, clandestini o zingari occupano la loro abitazione. È una cosa inaccettabile in un paese civile, è una cosa ingiusta, è una cosa che
non equa assolutamente, e questa cosa le dico anche che è favorita dalla politica immigratoria del vostro governo. Noi vi chiediamo una risposta urgente, una risposta forte e una risposta che tuteli la proprietà privata, ma che soprattutto tuteli i diritti dei cittadini onesti e in questo caso anche disagiati. Grazie.